Benvenuti ragazzi in una nuova puntata di Case Abbraccio. Abbiamo appena scartato questo, che è il TD500 di Cooler Master, prezzo al pubblico sul nostro sito 78 euro. Adesso andiamo a scoprirlo insieme. Sì, però io ho capito che tu vuoi comprare almeno una cosa. Ho capito, ma dopo... Sembra che è già rotto. A me te rovina, no? Te se rovina, lo devi far vedere, eh? Allora, la prima cosa che ha notato Stefano appena l'ha tirato fuori, neanche l'ha aperto e ha detto già queste parole. È lo stesso, mo adesso vediamo se ci ha indovinato o meno, secondo lui è lo stesso telaio, quindi stessi buchi, stesso tutto, del MB510L che abbiamo recensito in un altro video. Esatto. Secondo me è lo stesso telaio arricchito di un paio di cose. Cambia il frontale, cambia la parete laterale che è sempre plexiglass, non è vero temperato, però comunque ha un motivo particolare perché è spigoloso. Adesso ve lo facciamo vedere un po' più da vicino. Sì, questo è uno spigolo. Sì, è particolare, però l'interno, secondo me, lo chassis è lo stesso, quindi sulla stessa base di quello hanno fatto un po' un'evoluzione. Adesso andiamo a vedere se ci ho preso e se la differenza di costo, appunto, tra il case che abbiamo recensione nell'altro video e questo è giustificata. Abbiamo già scoperto che questo è plexiglass, non è vero temperato, e già io e Stefano ci siamo detti tra noi a telecamere spente: 78 euro mi esci nel 2018 a 78 euro senza vero temperato. Siamo un po'... ci sono persone che preferiscono non avere il vero temperato, magari per il discorso di sicurezza, bambini per casa, monelli, pesti per casa, insomma può succedere. Comunque mettere un case a terra con vero temperato si può avere un po' di paura, quindi comunque non dico di escluderlo, non dico che ormai raggiunta una certa cifra bisogna per forza avere il vero temperato, però comunque naturalmente c'è una differenza di costo tra fare un pannello in plexiglass e uno in vero temperato. Quindi se il case costa una cifra, in questo caso viene 78 euro, e al plexiglass da qualche altra parte tu mi devi arricchire, mi devi dare. Noi ancora non l'abbiamo visto, quindi però normale il primo pensiero va a quello: 78 euro plexiglass ancora oggi, però vediamo com'è l'interno. Allora, questo pannello in plexiglass, praticamente, se riesco a farvi vedere lo stile, eccolo così in controluce, come vedete ha questo, rotto, ha questa punta, sì, che è un po' rialzata e poi va a scendere in questo modo. Bene, allora, togliendo la paratia in plexiglass, che poi troviamo anche una cosa particolare del frontale di questa paratia in plexiglass, ha questa curva che fa qui, che serve forse per agganciare, no, per agganciare, però visto che fa questa bombatura gli hanno fatto, insomma, è stato lavorato parecchio, vedi? Normalmente per è mandarlo fino, paro sicuramente, e poi sì, per rifarlo paro. Carina come cosa. Ok, togliamo la paratia in plexiglass e ti dico, come sai che c'hai ragione, perché vedo le stesse cose negli stessi punti. Adesso le rispieghiamo, così i nostri cari teleaspettatori potranno dire anch'essi se è lo stesso chassis oppure no. Allora, togliamo la paratia laterale, quella nascosta. Cosa ventola troviamo all'interno? Ventola posteriore non a LED. Questa lo possiamo assicurare, è la ventola posteriore non a LED. Poi il cestello, questo qui naturalmente, che va a coprire l'alimentatore e il cestello per i dischi, quindi insomma la lamiera questa qui è rivettata, non è rimovibile. Qui troviamo lo spazio per far passare i cavi, quindi audio, USB, e i tasti appunto frontali di accensione, power, reset eccetera, quindi per farli passare bene, e in più sono così larghi per consentire di montare due dischi, due SSD, due dischi da 2,5 pollici su queste posizioni, su questi slot. Naturalmente il case ci dà dei gommini perché non vengono avvitate direttamente sulla lamiera, perché come vedete i buchi sono un po' più larghi, ci dà dei gommini anti vibrazione, o comunque per alloggiare meglio il nostro SSD. Poi, come nell'altro case, quindi vi consiglio, per chi non l'avesse visto, di andarsi a vedere il video dell'MB510L che abbiamo recensito qualche tempo fa, troviamo l'alloggiamento per due dischi da 2,5 pollici che si abitano però da sotto la scheda madre, quindi prima di montare la scheda madre all'interno. Questi sono bonus extra, diciamo. Alcuni case preferiscono mettere un cestello qui o comunque delle plastiche per innesto rapido nella parte qui posteriore della scheda madre. In questo caso abbiamo trovato che Cooler Master si è inventata questa escamotage, forse anche per risparmiare sullo spazio, che si abitano praticamente da questo lato per poi andarli a fissare dall'altro. Quindi comunque ragazzi, se dovete mettere dei dischi supplementari, ricordatevi di avvitarvi prima di montare la scheda madre.
Poi nella parte superiore del case, a parte il filtro antipolvere calamitato come ormai siamo abituati a trovare ormai in tutti i case che sono traforati sopra, troviamo l'alloggiamento per due ventole da 14 e due ventole da 12 e le troviamo staccate di un bel po' appunto dalla sezione appunto dall'alloggiamento della scheda mare per consentire di montare un radiatore da 240 mm senza andare ad intruppare sui dissipatori della scheda madre, che alcune hanno comunque dissipatori abbastanza sporgenti nella parte in alto. Guarda un po' il caso, come l'MB510. Guarda un po' il caso. E c'è in più, a parte le tre ventole davanti che l'altro case non ha. Esatto, ha tre ventole RGB davanti, queste qui le Master Fan RGB di Cooler Master, queste qui le troviamo già che ce le danno in dotazione, e troviamo questa cover appunto per far passare i cavi, che poi tra l'altro è anche rimovibile, perché sì, vedi, guarda, è proprio in più, guarda, sì, sì, vedere, è in più, vedi, praticamente i buchi sono gli stessi dell'MB510L, però abbiamo in più questo lato estetico che ci va a coprire, che è rimovibile. Troviamo naturalmente lo spazio per far passare 12 volt e comunque cavi delle ventole o cavo della pompa del raffreddamento al liquido qui in alto per mandarli dietro per il cable management, e c'è anche abbastanza spazio appunto dal top del case alla prima vite, quindi alla scheda madre, ci sono circa due dita di spazio, quindi è buona questa cosa. Poi nel frontale, andiamo a vedere questo frontale particolare, che è appunto la cosa che lo diversifica. Allora, al di là che è una bellissima lavorazione, è plexiglass, però vedete già voi dalla camera che effetto triangolato che ha, sono tutti triangolini che creano questo dislivello che è molto scenico, è molto carino. Considerate che sotto, poi dopo lo faremo vedere acceso, ci saranno le tre ventole RGB, quindi comunque l'effetto che si crea è molto bello. Vedi se riesci in controluce a far apprezzare di più. Vedete questi triangoli, che ognuno va in una direzione, eh? Il plexiglass insomma è nero fumé, un po' specchiato, è figo, molto bello. Questo poi lo faremo vedere acceso. Il frontale si può rimuovere, adesso lo andremo a rimuovere, anche se rispetto all'MB510 a livello di prese d'aria mi è un po' più carente, sì, perché giustamente per farlo più bello qui lateralmente questo no, case è chiuso. In questo case le hanno messe qui, no, in realtà il foro c'è, è più piccolo, è nella parte interna, lo riuscite a intravedere, sì, è retinata. Però quindi comunque la presa d'aria c'è, cioè è enormemente inferiore la portata d'aria che può avere rispetto all'MB500L, però comunque sia c'è. Sempre meglio di farlo. Allora, se noi stacchiamo il frontale, sempre tirandolo da sotto, possiamo apprezzare meglio il lavoro che hanno fatto all'interno per consentire il passaggio dell'aria. Come vedete c'è questo filtrino che è un po' scomodo se lo dovessimo andare a svitare, sì, per lavare, però è rimovibile volendo, però comunque in quel caso si va a pulire con un pennellino o con una pezza insomma umida, si può andare a pulire quando ci sarà polvere in eccesso. Le ventole che troviamo fissate, come ho detto, quelle che vi ho detto prima, sono le Master Fan RGB e questi sono i buchini per far passare i cavi, sia quello che controlla la luce che l'alimentazione della ventola appunto all'interno. Come ti dicevo nell'altro video, mio caro buon Fabio, che ti avevo detto che si potevano avvitare le ventole nella parte esterna dello chassis e nella parte interna volendoci si poteva avvitare un radiatore, ecco questo è l'esempio. Le ventole sono fuori e volendo dentro ci si può andare a montare un radiatore da 360 mm, che è cosa che non è male, ok? Sì, io che entrerebbe anche entrerebbe tutto internamente, però ci si può lavorare, perché se si mette un radiatore da 360, 240, quello che è, si vuole fare anche un custom, un piccolo custom qui dentro, magari solo per la CPU, ci si può lavorare anche con i tubi in acrilico per far l'uscita, perché non si va a riempire tutto questo spazio, ma si potrebbe salire. Considerare che se mettete un radiatore slim si occupano circa 2 cm, quindi se ne hanno a disposizione altri 3 circa. Posteriore. Nel posteriore cosa troviamo? Posteriore troviamo... Allora, al di là di tutti i cavi che vedete, questi qui sono già tutti collegati tra di loro e sono quelli appunto delle ventole, che è una bella mazzetta per controllare l'RGB. Troviamo il cestello da due dischi con le slitte, quelle in plastica, che si possono sganciare ed allargare, cosa molto pratica per montare un disco, perché si monta qui e poi si stringe, rispetto ad altri modelli che comunque sono più scomodi perché bisogna piegarle. Vediamo se anche qui hanno rivettato il cestello, allora, se magari questo costandomi di più magari mi è... No, ti posso dire che anche in questo modello il cestello è stato rivettato, quindi non è né
slidabile, non si può né spostare destra e sinistra né rimuovere, cioè l'unico modo per rimuoverlo è bucare con un trapano, quindi fare il buco, far saltare il rivetto e togliere il cestello. Perché lo devi rompere? Te lo devi togliere. Di togliere, alleggerire. Però è una cosa che vi sconsiglio di fare. Spazio per l'alimentatore naturalmente è, ce n'è a sufficienza. Con i gommini antivibrazione che possiamo trovare all'interno, quindi l'alimentatore si poggia qui con ventola verso il basso per far ripescare aria da sotto, e abbiamo lo spazio comunque per giostrarci bene i cavi. Filtrino a velina troviamo anche su questo modello, che si può rimuovere, lavare comodamente sotto proprio all'acqua diretta, sotto al, proprio nel lavandino. Non so se avete visto, non passa, rimuove e lava. Rimuove e lava. Togliere la roba in eccesso e lavare tutti i filtri. Lo potete mettere in lavatrice a 30 gradi, lavaggio delicati. Questo qui comunque è comodo, non si può rimuovere come in altri che ha la struttura in plastica più rigida che si può sfilare a case dritto. In questo caso dobbiamo spengere il PC, sdraiarlo su un lato o comunque cercare di prenderlo. Considerare che qui ci sarà la barbetta, quindi comunque quando lo andate a prendere dovreste stare attenti a non fargli fare quei scattini, se andate a rimuovere così vi salta la polvere dappertutto, un po' dopo mamma si arrabbia, quindi è cazzo. Bene, questa è la parte inferiore del case. Nella parte posteriore invece troviamo, allora non abbiamo la possibilità di mettere schede video in verticali, quindi comunque non ci sono gli slot questi qui montati qui in verticale. L'alloggiamento della ventola posteriore è massimo da 12, però come vedete ha tanto spazio per spostare in alto e in basso. Questo ci fa pensare che, volendo, se andiamo a montare un radiatore da 120 mm, abbiamo lo spazio per farcelo entrare completamente. Quindi questa è una cosa comoda, moderna soprattutto. Poi le slittine, queste qui, per le varie schede PCI che andiamo a montare, sono rimovibili, non sono saldate. Quindi questo è come l'MB510L, vi possiamo confermare che... Posso dire che internet, ragazzi, è lo stesso MB510L, con in più solamente la questo per i cavi e le ventole, che vi danno in più. Poi cambia normalmente l'estetica del frontale e del plexiglass. Però il telaio è completamente intercambiabile. Sì, sì. Il telaio sì, praticamente potete smontarlo da quello e montarlo su questo. Davanti naturalmente troviamo sempre USB 3, pulsante d'accensione, LEDino che ci illuminerà il logo Cooler Master, audio mic e il tasto reset. Quindi comunque è lo stesso. Quindi se avete un amico che ha l'MB510L e voi avete il TD500, ve lo potete scambiare ogni tanto così per variare. Questo è il case acceso. Stefano che ci gioca, che con la sola forza del pensiero riesce a far cambiare modalità alle ventole. Esatto. Questi sono un po' di effetti, ovviamente noi per farvelo vedere abbiamo attaccato un controller esterno che non è il controller Cooler Master, quindi gli effetti magari che andremo a vedere adesso non saranno tutti, però comunque vi consente di apprezzare il tipo di colore, diciamo il tipo di effetto che può fare questo tipo di ventola, anche se vi ricordo sempre che dalla camera non rende mai come dovrebbe, no. Perché dal vivo vi assicuro che è molto meglio di come voi lo state vedendo. Esatto, ma anche perché queste ventole sono predisposte per essere collegate direttamente alla scheda madre, quindi vari misti light, aura, eccetera, vi consentono poi di giocarci direttamente via software. Sì, queste sono ventole che comunque non costano meno di una quindicina d'euro cada una, quindi comprate sfuse, hanno il loro bel costo. La cosa che vi posso dire io è che da un case di questo prezzo mi aspetto sì vetro temperato, mi aspetto una serie di cose che questo purtroppo non ha, perché comunque è stato, diciamo, fatto sul telaio di un case che di base è più economico, perché il 510L è più economico di questo. Quindi sicuramente a questo prezzo vi dico che trovate case strutturalmente almeno migliori di questo. Trovate però pochissimi case che a questo prezzo vi offrono tre ventole RGB, fra l'altro sono tre Master Fan, quindi sono comunque tre ventole di qualità. Esatto. Quindi diciamo che se nel vostro obiettivo di acquisto di un case c'è anche il fatto di dotarlo di tre ventole RGB, vi consiglio magari di prendere questo o un modello similare, in quanto comunque vi trovate già tre ventole preinstallate. Se le andate a comprare sfuse e le andate a mettere su un altro modello, andate a spendere poi molto di più. I difetti li abbiamo già detti, sono praticamente gli stessi del 510L, che sono più che difetti delle piccole cose che si potevano migliorare, però se sul 510L magari accettiamo di più, visto il costo di avere cestello dischino rimovibile, filtro alimentatore come dice Stefano a velina, di non avere una serie di cose, qui comunque è vero che andiamo a prendere anche le ventole, però è un case che andiamo a pagare quasi 80 euro, quindi ci aspettiamo magari di avere una dotazione maggiore, una rifinitura maggiore e una serie di cose che normalmente un case da 80 euro ci può dare.
diciamo che quell'altro lo senti un po' e questo lo vedi. A livello estetico vi dico, per chi tanto ve ne sarete accorti, sicuramente è molto simile al DF500 di Antec, che costa fra l'altro praticamente uguale. Vi dico che questo è forse leggermente meno rifinito come telaio, però è leggermente più grande, è un po' più comodo. È un po' più comodo a livello, diciamo, di posizionamento di componenti. Quindi voto, quanto gli dai? Voto non ti so dire, perché questo qui non lo so, 7,5. Mi sembra un po' overpriced rispetto al fatto dell'evento, perché se l'evento ne voglio mi compro l'altro, di dire 7,5. E famo 7,5. 7,5. Anche perché ad oggi sì, è vero che tu dici è troppo overpriced, dovresti dare di più, ma se sto case usciva con vero temperato al posto del plexiglass, diresti che sarebbe stato perfetto. Però era troppo regalato, perché comunque ci stanno circa Sì, beh, abbastanza grande. Diciamo che nel prezzo ci potevano far uscire almeno un vetro temperato, dato che il telaio comunque è lo stesso di un case che ne costa 50. È vero che quello che ne costa 50 non c'ha le ventole, però io mi aspettavo qualcosina di più, o comunque la differenza di prezzo non così marcata. Va bene, lasciamo a voi allora il giudizio finale. Che cosa ne pensate, insomma? Perché penso che lui ha detto un certo tipo di pensiero, io ne ho detto un altro, appunto l'evoluzione dell'altro con le ventole in più. Fateci sapere che cosa ne pensate. Fateci sapere che cosa ne pensate qui sotto, ragazzi. Naturalmente che questa cosa ci incuriosisce molto, perché appunto qui c'è una diatriba in atto, qui c'è un dibattito. Ma tu non hai detto... Lascia fare, tu devi creare il flame e basta. No. Se vi è piaciuto il video lasciate il like, naturalmente, e condividete il video. Ci trovate su tutti i nostri social che trovate qui sotto in descrizione, e ci troviamo al prossimo video. Da me il buon Fabio è tutto, a voi studio, ciao!